appena finito di intervistare Giulio Mosca su Instagram, sul profilo della Feltrinelli, abbiamo fatto una diretta ed ero un po' in ansietta perché comunque non ci si abitua mai a parlare così direttamente con gli autori, soprattutto magari autori che stimi, che ti sono piaciuti. È uscito da poco il suo fumetto, ve l'ho fatto vedere nello scorso video, però sono comunque bellissime esperienze, quindi sono molto contenta. Sono stata un po' stringata ieri sera perché avevo finito la memoria sulla fotocamera. Comunque oggi nuovo giorno, nuova giornata di sole, io sono sempre contenta quando c'è questa bellissima luce che entra in casa, mi mette subito di buon umore. E la giornata è partita decisamente meglio rispetto a ieri perché ho ricevuto una sorpresa da parte dei miei, mi hanno preso una cassettiera di Muji per poter mettere i trucchi. Eccola qua, è quella veramente classicissima con tre scomparti, come vi dicevo è di Muji. Io ne cercavo una simile che costasse un po' di meno, ma tutte quelle che avevo trovato io avevano un pomello terribile. Questa invece è molto semplice, qua finalmente ho potuto mettere i rossetti che non ci stavano su quel piedistallo lì. E niente, non ne trovavo una carina che mi piacesse. Mi stavo lamentando di questa cosa proprio ieri sera, ma vi dico, cioè, ieri sera tardi, saranno state le 9, le 10, con mia sorella, e stamattina suona il corriere con quei cassetti e io tipo, cioè, com'è possibile? Ne stavamo parlando ieri sera tardi, cioè, subito dopo che mi sono lamentata, tra virgolette, ho parlato di questa cosa. Si vede che hanno fatto subito l'ordine i miei, mi è arrivato subito, cioè è inconcepibile per me una cosa del genere, sono rimasta veramente sotto shock, un po' anche perché non ho fatto niente per meritarmelo, quindi mi sento anche un pochettino in colpa, devo essere sincera, però sono molto molto contenta. Adesso ho sistemato un po' i cassetti in questo modo, magari con il tempo sistemerò meglio, per adesso ho messo appunto le cose che utilizzo di più e i rossetti che fino adesso avevo tenuto in un astuccio perché non ci stavano appunto nell'espositore. Intanto la fissa per il trucco, diciamo monocolore, non sta passando. Ogni tanto mi trucco di viola, rosino, però poi forse per pigrizia torno a questo che è super facile la mattina, anche quando è così buio che non si vede un tubo, riesco a truccarmi e non posso sbagliare. E questo è uno di quei rossetti che anche con la mascherina rimane, non sbava, non si sposta e rimane per tutta la giornata. Cioè io già ho passato tutta la mattinata, adesso il primo pomeriggio, ho pranzato, ho bevuto, eccetera, non l'ho ritoccato ed è comunque perfetto. Ed è sempre toasted di espresso. Stasera di nuovo mi aspetta una chiacchierata online, questa volta non si tratta di una diretta o un evento pubblico, però parleremo con un autore di nuovo di fumetti del suo prossimo libro. Io mi sto preparando qualche domandina da fare, intanto ho messo in forno un nuovo dolce perché ho usato domenica un po' della panna che avevo comprato, che io di solito non compro mai la panna fresca, per fare la farcitura della torta di carote e siccome mi è avanzata della panna non sapevo come usarla se non appunto montandola e facendo banalmente la panna montata. A me non piace la panna cotta, non ho la gelatina, quindi mi sono cercata online qualche torta da fare, ho trovato questa sorta di ciambella con la panna, quindi l'ho subito infornata. È preparata, speriamo che sia buona, così l'alterno al plum cake col cioccolato, questa è tutta liscia liscia, quindi al massimo le fette le potrei spennellare con un po' di marmellata. Mi accorgo che non sono giornate particolarmente interessanti perché in realtà ho un po' di cose da sbrigare, poi magari settimana prossima ne parleremo meglio. Ho delle scadenze, quindi sono anche un po' agitata, mi sono dovuta preparare per questi eventi, per l'intervista, eccetera. Quindi niente. Ah, una cosa bella che è successa oggi, mi è arrivato finalmente Il canto di Calliope da Sonzogno, un titolo che attendevo, che mi incuriosiva parecchio, quindi quando poi mi ha scritto la casa editrice ho accettato ben volentieri. Tra l'altro è arrivato proprio oggi che ho deciso di mettere una croce sopra La notte dell'uccisione del maiale di Sabo Magda.
Io sono, boh, 3 o 4 volte che abbandono e riprendo questo libro che ho già da, boh, un paio d'anni, credo, e nulla non fa per me, quindi oggi ho definitivamente abbandonato l'idea di finire questo libro perché oltre la metà non riesco mai ad andare, però mi sono letta la postfazione e sono molto contenta di averlo fatto perché almeno mi rimane comunque qualcosa di bello e di positivo da questo libro. Nella postfazione l'autrice parla dei riferimenti che ci sono nelle sue opere, non soltanto in questo libro, riguardo la sua vita personale. Ci sono tante cose che io, ad esempio, non sapevo ed è stato un po' terrificante rivedermi così tanto nella sua esperienza personale, nella sua vita, soprattutto nel suo rapporto con il lutto, la morte, e quindi il dolore. E nulla, questa cosa mi ha fatto pensare un sacco perché questa autrice era la preferita di mia nonna e io ho iniziato a scoprirla, diciamo, recentemente. Non ho letto moltissimo di suo, però sono stata con mia nonna, infatti è uno dei ricordi più belli che ho. Sono stata con mia nonna a una mostra su questa autrice e la sera ci siamo viste assieme il film di Abigail, assieme anche a mia mamma, quindi eravamo 3 generazioni a confronto su questo film che è tratto da un libro appunto della Sabo ed è una storia in sostanza di formazione, quindi è stato molto interessante poi anche confrontarci e niente, mi ha colpito molto questa postfazione anche per il fatto che è un'autrice che ho scoperto grazie a mia nonna e magari, cioè, mi piace pensare che le cose siano tutte collegate e quindi il fatto che mi sia rivista così tanto in alcune parole, soprattutto eventi molto personali riguardo la famiglia dell'autrice, non so, è come se ci fosse appunto questo legame che nonostante la mancanza, la perdita di mia nonna, continua ad esserci, continua a coltivarsi in un certo senso. È difficile da spiegare perché non voglio nemmeno entrare troppo nel personale, mi viene anche da piangere, quindi. Però, insomma, a me piace pensare che ci sia un filo anche invisibile che ci collega a certe cose. Mi piace pensare che alcuni eventi non siano delle coincidenze e quindi niente, sono stata parecchi minuti a pensare e ripensare a quanto avevo letto e al fatto che probabilmente perché abbiamo origini simili, probabilmente uno dei motivi per cui mia nonna si è legata così a questa autrice anche per il suo vissuto, lei comunque la conosceva meglio di me, magari ha letto anche qualche sua biografia, autobiografia, non sono mai riuscita ad approfondire questo aspetto purtroppo. So che magari alcuni non si sentono molto a proprio agio a parlare di morte, di perdita. Io stessa pensavo di essere una di queste persone, in realtà non sono sempre a mio agio a parlarne e decisamente non con tutti. Però quando poi ti trovi in certe situazioni della tua vita, io negli ultimi anni ho perso tantissime persone e quindi volendo o meno, ti ritrovi a dover affrontare queste situazioni e a far fronte a delle situazioni, dei sentimenti che magari prima non avevi sperimentato, che non avevi sperimentato allo stesso modo, perché magari la perdita di una persona quando sei adolescente o quando hai verso i 20 anni la vivi in un modo, quando cresci e sei quasi ai 30 la vivi in un altro, coltivi quasi anche la paura di perdere le poche persone che ti sono rimaste e vivi con estrema ansia anche il momento della malattia, quando le persone crescono e purtroppo la malattia non colpisce soltanto le persone anziane. Non so, mi rendo conto che può mettere agitazione pensarci, può mettere ansia, però penso anche che faccia parte della vita. E quindi niente, mi sono ritrovata a pensare fra me e me a tutte queste cose, soprattutto a mia nonna, ecco.